Eccoci con Zanette Martino, oggi una partita che ci ha visti sconfitti, però ci abbiamo messo dentro l'anima anche oggi e abbiamo resistito bene il primo tempo. Voi pensavate di poter strappare un punto oggi? No, noi volevamo vincere questa partita. Certo, loro devono per forza vincerle tutte se vogliono vincere il campionato, sono artefici del loro destino e anche noi nello stesso modo, perché se li vinciamo tutte siamo salvi, altrimenti c'è sempre questo rischio. Niente, eravamo arrivati qua con l'idea, la mentalità di vincere e purtroppo è andata così. Tu quando giochi sei un combattente, ci metti dentro non solo l'anima ma anche tutto te stesso in senso fisico. Dovendo fare un piccolo bilancio su quello che è stato il tuo campionato, hai dato quello che pensavi, fisicamente ti sei trovato? No, sì, beh dai, mi sono trovato abbastanza bene, ecco, l'unica cosa che mi manca è il gol, che speriamo magari di farlo contro il Careni al 90° con la vittoria. Beh, adesso sono sì, due partite, il Careni sarà un po' dura, speriamo di andare con la Milanese a giocarci la salvezza. Un'ultima domanda, com'è lo spirito dello spogliatoio, che all'inizio era molto alto, c'era stato forse un momento di crisi, ma adesso mi sembra siamo di nuovo bene? No, non c'è mai stata questa crisi, no, anzi siamo un gruppo unito, compatto, siamo tutti, ci diamo una mano. Forse solo quelli da fuori, i gufi. Sì, forse. No, siamo uniti. Ecco. Allora concludiamo proprio con la tua prestazione individuale e personale, insomma tu sei tutto sommato, come si diceva prima, almeno noi da fuori vediamo che hai fatto bene. Tu magari volevi fare un qualcosa di più, ma ci sarà da recuperare il prossimo anno. No, certo, c'è sempre l'amarezza dopo una sconfitta, perché sì, c'è sempre che si poteva fare di più, ma si può fare sempre meglio, e questa è la mentalità che deve esserci per migliorarci. Bene, grazie Martino.